Ok, premessa, ultimamente mi stanno uscendo dei video super motivazionali, non so, un po' il trend. Fa sembrare uno che si crede arrivato, spocchioso, che parla dell'altro, quel che vi pare, insomma, non è così. Mi sveglio, mi metto davanti alla camera, do qualche riflessione che mi è venuta magari la sera prima, il giorno stesso, quel che vi pare, ve la vomito lì, insomma. Quel che mi esce, accontentatevi. Questo è il succo, vai col video. Un po' di anni fa ho passato un periodo più o meno lungo, qualche mese, in Cornovali. All'epoca facevo l'istruttore in sala pesi, avevo appena smesso il judo, avevo iniziato questa nuova cosa, insomma, sono stato lì e c'era questo guru, questo tizietto, un po' così sbocchioso in palestra, che se la credeva. Era un po' il capo degli istruttori, una roba del genere, quello che organizzava, insomma, era quello più grosso della palestra, palestrina piccola, insomma, ci vuol poco. Comunque stava benissimo, sia chiaro. Una volta uscito il fatto che era un istruttore, insomma, che me la cavicchiavo, facevo qualcosa, mi chiesi di allenarlo. Fu la prima persona grossa, veramente atleta, insomma, in questo campo che allenai. E mi colpì, perché, cioè, perché stai a chiedere a me, che sono piccolo e secco, di allenarti? La cosa che mi disse è che venivo dall'Italia, completamente un'altra nazione, più o meno bazzicavo il settore, quindi ero curioso di vedere se c'era qualcosa di nuovo che potevo trasmettergli. Curiosità, quindi, primo punto. Secondo punto, si mise in gioco e provò. E questa è una cosa che ovviamente mi rimase impresso e che io personalmente applico tuttora il più possibile. La regola che mi sono posto è che quando sto in una palestra nuova, in un'altra città, in un altro stato, quel che sia, per più di 3 giorni, faccio una sessione con un personal. Ovviamente ci provo sempre, alcune volte non ci riesco, però comunque me lo sono posto un po' come mio obiettivo personale. E devo dire che queste sessioni con i PT fatte random, completamente scelti random, cioè senza sapere neanche chi sono, senza basarmi su niente, se non sul mio intuito, che tra l'altro fa schifo la maggior parte delle volte, però sono quelle che mi hanno dato di più. Vado, faccio la mia sessione, provo e solo dopo mi faccio un'idea di quel che ho fatto. E ogni volta devo dire che ne ho sempre ricavato qualcosa di prezioso e di buono che mi sono potuto portare dietro. Ecco, quindi riflettendo su questa cosa, oggi volevo condividere con voi un concetto, quello di provare. Provate, ragazzi, provate e fatevi un'idea. Qualsiasi cosa essa sia, qualsiasi cosa vi venga in mente, qualsiasi cosa vi faccia essere un minimo curiosi, provate. Provate perché così, in maniera astratta, leggendo, studiando, per carità, cose che ti arricchiscono tantissimo, però finché non provate una scheda o un programma, finché non lo portate dalla carta scritta fino in palestra, allora non potete avere realmente una vostra idea. Il mio invito quindi di oggi, di questa mattina, è di provare. Non importa se è da pro, da avanzato, da neofita, giusto, sbagliato, anzi a maggior ragione sbagliato, perfetto, sbagliato. Provate e fallite, perché quando fallite che realmente capite perché un qualcosa non funziona su di voi e come voi funzionate. Quindi non preoccupatevi di quel che dicono gli altri, quanto stupidi potreste sembrare in palestra, perché ragazzi io sono un campione di questo, in palestra tutto arzigogolato, con macchinari, con roba strana, insomma, guardano come se fossi un matto. Fatelo, provate, fatevi una vostra idea, sperimentate, perché poi è la gioia di questo sport. Nel momento in cui ti diverti, dai veramente il massimo, dovete divertirvi su questo percorso, non stiamo qua a dimostrare niente a nessuno, ma a farlo per la nostra gioia personale, quindi provate. Nel momento in cui avete provato, vi fate una vostra personalissima idea. E questa è la cosa più importante, perché sono fermamente convinto che il vostro giudizio, dopo aver provato qualcosa, è quel che di più caro e prezioso possiate avere.